La fede non è separata dalla vita. Papa Francesco lo ha voluto ribadire domenica 22 ottobre durante la catechesi prima dell'Angelus sulla scia del Vangelo del giorno. A volte ha detto anche noi pensiamo una cosa del genere e questo non va bene. Questa è una schizofrenia. Come se la fede non avesse nulla a che fare con la vita concreta, con le sfide della società, con la giustizia sociale, con la politica e così via. Francesco ha spiegato il significato autentico del rendere a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E queste parole di Gesù sono diventate di uso comune, ma a volte sono state utilizzate in modo sbagliato o almeno riduttivo per parlare dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, tra cristiani e politica. Spesso vengono intese come se Gesù volesse separare Cesare e Dio, cioè la realtà terrena e quella spirituale. In realtà Gesù vuole aiutarci a collocare Cesare e Dio ciascuno nella sua importanza. La dimensione sociale chiede che tutti i cittadini siano onesti e che siano impegnati sul fronte del bene comune, ma Cristo ricorda che ogni essere umano appartiene a Dio. E ciò significa che noi non apparteniamo a nessuna realtà terrena, a nessun Cesare di turno. Siamo nel Signore e noi dobbiamo essere schiavi di nessun potere mondano.